Il secondo giorno del G7 a Palazzo Ducale è iniziato con l'incontro allargato ai ministri degli esteri di Turchia, Arabia Saudita, Emirati Arabi, Qatar e Giordania. Un incontro che siamo riusciti ad organizzare nel giro di 48 ore, ha spiegato il ministro degli esteri Angelino Alfano, con l'obiettivo di condividere con i paesi arabi la volontà di pervenire ad una soluzione diplomatica della crisi in Siria. Poi di nuovo la foto di famiglia, con all'uscita la ministro degli esteri canadese Chrystia Freeland, che a sorpresa si rivolge in italiano ai fotografi dicendo: grazie ai lucchesi, grazie per il vostro orgoglio. E infine il secondo round del G7, con i ministri di nuovo riuniti intorno al tavolo bianco della Sala Maria Luisa. Al termine, nella conferenza stampa finale in San Francesco, Alfano ha detto che il G7 è stato un successo politico ed ha spiegato la posizione comune maturata sulla Siria al termine del vertice. Occorre dialogare con la Russia, evitando di metterla in un angolo, ma anche chiedendo a Putin di esigere il credito finora concesso ad Assad. Pensiamo che i russi abbiano tutta la forza per mettere pressione su Assad e per fargli rispettare in primo luogo gli impegni assunti relativamente al cessate il fuoco. Alfano preme quindi sulla soluzione politica, ma ancora prima di lasciare Lucca, il segretario di Stato americano Tillerson ha usato con i giornalisti toni meno diplomatici, confermando la svolta interventista dell'amministrazione Trump. Assad è vicino alla fine, ha detto, e la Russia deve decidere se stare con lui o con noi.